Fratello, cara sorella, oggi giovedì 2 giugno ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 17, 20-26. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola, io e loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità. E il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Buon ascolto del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Picocco intitolato Perché il male vuole che vivi sempre fuori da te stesso? C'è una suggestiva immagine che Gesù usa per spiegarci in che modo la fede ricrea i rapporti relazionali tra noi e con Dio. Gesù dice che Lui è presente in noi, al fondo del nostro cuore. Ma la sua presenza in noi implica che al fondo del suo cuore c'è il Padre. Sembra una sorta di matriosca spirituale in cui più scaviamo e più arriviamo a Dio, al cielo stesso. Gesù sta dicendo a ognuno di noi che abbiamo il cielo dentro e che se stiamo cercando Dio, lo dobbiamo cercare nel suo cuore e per trovare il suo cuore dobbiamo guardare nel nostro. Troppe volte pensiamo che la via che conduce al cielo è una via nello spazio, fra le nuvole, ma la via per il cielo ha una porta sacra ed è la nostra interiorità. Il cielo non coincide con il nostro mondo interiore, ma esso ne è per così dire l'anticamera. Chi non torna in se stesso non riesce nemmeno a incontrare davvero Dio. Ecco perché il male vuole che viviamo sempre fuori da noi stessi, alienati, concentrati su cose fuori di noi, distratti, esasperati, assorbiti da mille problemi. Pregare è varcare la soglia del nostro cuore e incontrare Cristo. E in Cristo attraversare un'altra soglia per incontrare il Padre stesso. E tutto questo però è possibile solo perché lo Spirito Santo lo rende possibile.